La vita di Giovanni Pascoli è una vita appartata e tranquilla, lontana dai clamori del mondo. Nonostante lui avesse questo carattere, è anche segnata da frequenti spostamenti per lavoro, prima per gli studi, poi per il lavoro, tra Urbino, Firenze, Bologna, Pisa, Messina, Livorno. E infine è caratterizzata anche dai molti lutti che affronta fin dalla tenera età, a partire dalla morte del padre, seguita da quella delle sorelle e della madre. Questi tragici eventi sono, diciamo, alla base dei temi fondamentali della poesia pascoliana, ma vediamo in particolare. Allora, Giovanni Pascoli nasce il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna. È il quarto di 10 figli. Vive una prima infanzia piuttosto agiata nella tenuta nella quale lavorava il padre come amministratore. Il 10 agosto del 1867 un fatto drammatico mette fine all'epoca felice dell'infanzia. Il padre, che era partito in calesse per Cesena, viene ucciso con una fucilata in piena fronte. Le indagini vengono aperte più volte e anche insabbiate più volte e l'assassinio rimane impunito, anche se la famiglia aveva dei sospetti sul nuovo amministratore della tenuta. La vedova e i figli vengono mandati a vivere altrove e viene data una pensione alla madre. Nel 1868 la sorella maggiore Margherita muore di tifo, seguita a breve dalla madre. Quindi la casa di San Mauro rimane deserta e gli orfani vengono distribuiti fra collegio e la casa di una zia materna. Nel 1871 muore di meningite anche il fratello Luigi e il primogenito Giacomo riprende con sé i fratelli e li fa studiare tutti a Rimini. Giovanni viene mandato al liceo ed ottiene la licenza liceale nel 1872 a Cesena. Tra il 1873 e il 74, fratelli e sorelle cercano ognuno la propria strada in città diverse, mentre Giovanni vince una borsa di studio che gli permetterà di frequentare l'Università di Bologna, dove diventa allievo di Giosuè Carducci. A Bologna lui non vive un periodo sereno, nonostante le numerose amicizie e l'attenzione che Carducci gli riserva. Nel 1875 gli viene revocata la borsa di studio perché ha partecipato a una dimostrazione contro il ministro della pubblica istruzione. Viene addirittura incarcerato per propaganda sindacale e questo lo porterà anche ad un periodo di depressione che lo farà allontanare dall'azione politica. Si laurea in lettere nel giugno del 1882 e lavora prima presso un liceo a Matera e poi viene trasferito a Massa. Qui resterà insieme alle due sorelle, Ida e Maria, detta Mariù, fino al matrimonio di Ida. Il legame con Mariù, dopo il matrimonio dell'altra sorella, diventerà ancora più forte e sarà proprio a causa della gelosia di Mariù che lui dovrà rompere il suo fidanzamento con la cugina Imelde Morri. L'unica altra relazione che avrà con una donna consisterà nello scambio intellettuale ed epistolare con una fiorentina, Emma Corcos. Inizia a pubblicare le sue opere che ottengono anche discreti riconoscimenti. Vince la medaglia d'oro al concorso internazionale di poesia latina di Amsterdam e nel 1895 si stabilisce con Mariù a Castelvecchio di Barga, in Garfagnana. Qui verrà poi chiamato come professore straordinario a lavorare all'Università di Bologna. Si trasferisce a Messina, abbiamo visto, no? Fa molti trasferimenti per motivi di lavoro e pubblica Il Fanciullino, di cui parleremo successivamente. Nel 1903 ottiene il trasferimento all'Università di Pisa e infine nel 1904 insegnerà a Bologna, sostituendo Carducci nella cattedra di letteratura italiana. Nel 1911 pronuncia un discorso in occasione della guerra di Libia. Il discorso si intitola La grande proletaria si è mossa. Pascoli muore a Bologna il 6 aprile del 1912, debilitato da una cirrosi epatica complicata da un cancro allo stomaco. Altre sue opere verranno pubblicate postume dalla sorella Maria, che sarà una cultrice della sua
opera. Nella sua casa di Castelvecchio di Barga, Pascoli aveva tre scrivanie. Alla prima si sedeva quando componeva poesia latina, alla seconda quando componeva poesia italiana, alla terza quando si applicava ai suoi studi su Dante. Pubblica tre volumi di critica dantesca, La Minerva Oscura, Sotto il Velame e La Mirabile Visione. In questi, Pascoli insiste sul valore dell'allegoria legata alla figura di Beatrice, in particolare riconoscendo nella sua morte nella vita nuova e nel suo ritorno fra il 30° canto del Purgatorio e il 30° del Paradiso, una figura che è metafora del superamento della dimensione umana. Spesso questa sua rilettura allegorica viene interpretata in senso esoterico ed ha avuto una larga fortuna soltanto nelle ricerche filologiche della fine del Novecento. Pascoli lavorava le sue poesie servendosi dell'aiuto di schede. Di solito faceva delle annotazioni anche sui libri che leggeva, osservazioni, e quando gli sembrava di trovare un particolare utile o di avere un'idea particolarmente suggestiva, la fissava subito sulla carta per rielaborarla in sede di stesura della poesia. Dunque, in un certo senso, è come se lui costruisse a tavolino le sue composizioni, così come faceva per esempio anche il suo maestro Carducci. Nell'immagine avete una cavallina. Questi versi, o cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, fanno parte di La cavalla storna, che è una delle poesie che i vostri nonni hanno sicuramente studiato alla scuola elementare. È una lirica che allude alle circostanze misteriose dell'uccisione del padre di Pascoli. E questo accenno al cavallo che torna senza avere più nessuno sul calesse, è un'ossessione che Pascoli si è portato dietro per tutta la vita.